Ciao a tutti ragazzi, in questo video volevo parlarvi un attimo degli stand per le nostre bambole, perché dopo che ho caricato il video delle Dragon Games, dove appunto vi dicevo che vengono vendute senza lo stand, mi è stato chiesto dove io acquisto gli stand quando non li trovo nella confezione insieme alla bambola. E quindi in questo video volevo dirvi dove li acquisto e farvi vedere gli stand che utilizzo io. Finora li ho sempre acquistati su AliExpress.com e devo dire che mi sono trovato piuttosto bene, ma adesso vi faccio vedere sia quelli per le Barbie che quelli per l'Ever After Eye. Questi qui sono gli stand che utilizzo io per le Barbie. Arrivano ovviamente, come anche quelli dell'Ever After Eye, smontati, con la base, l'asta e il gancetto per poterli attaccare. Montarli è semplicissimo, basta infilare quest'asta nella base e poi infilare il gancio nell'asta, come tutti gli stand. Questi stand su AliExpress costano veramente molto poco, tra i 40 e i 50 centesimi l'uno, non di più. Addirittura a volte si trovano scontati e quindi costano anche meno di 40 centesimi. Ovviamente non sono niente di speciale perché l'asta traballa un pochino e spesso sono troppo piegati all'indietro e quindi la bambola tende a cadere. Io infatti di solito scaldo un pochino la plastica e la piego un po' in avanti per cercare di raddrizzarla. Non sono bellissimi, ma sinceramente se fanno il loro lavoro e costano così poco, a me vanno benissimo. Questo tipo di stand va bene sia per le Barbie normali che per le fashionistas e anche per le bambole del Disney Store. Insomma, va bene un po' per tutte quelle bambole con le fattezze più da Barbie che più da Ever After Eye, Monster Eye, eccetera. Se vi serve uno stand per le Barbie o per altre bambole, io sicuramente questo qui ve lo consiglio, perché sicuramente non è molto bello e non è che fatto molto bene. Però per il prezzo che ha, alla fine il suo lavoro lo fa e per me quello è l'importante. Per quanto riguarda l'Ever After Eye invece ho appena ricevuto questo stand. Anche questo ha un prezzo abbastanza basso, sicuramente un pochino più alto di quello delle Barbie, anche perché è fatto decisamente meglio. Anche questo arriva diviso in tre pezzi con la base, l'asta e il gancetto. E si monta nello stesso identico modo, ma tanto questo sicuramente lo sapete tutti. Si inserisce l'asta nella base, che come avrete sicuramente già sentito dal clack, è molto più solida di quello di prima, e il gancetto si inserisce nell'asta. Di questi ho acquistato sempre su AliExpress un lotto da 5 a 4 euro e qualcosa, comunque sicuramente meno di 5 euro, quindi neanche un euro all'uno. Mi servivano per le Dragon Games, perché come avete visto nella mia recensione, purtroppo qui in Italia adesso vengono vendute senza stand. Avevo paura che fossero una cinesata di plasticone orrenda. Invece devo ammettere che per quanto il design sia diverso, comunque una volta sulla mensola non ci si rende quasi neanche conto della diversità con gli altri stand. Perché come potete vedere hanno mantenuto comunque la forma e il disegno molto simile a quello delle Ever After Eye originali. Ovviamente hanno dovuto togliere il logo e la scritta e l'hanno sostituita con questa scritta Fairy Tales, però vi assicuro che quasi neanche si nota. Questo è il confronto con uno stand originale e devo dire che sono veramente molto molto simili. Come vi ho appena detto, hanno fatto sparire ovviamente il logo e la scritta Ever After Eye, perché sicuramente per ragioni di copyright non si può utilizzare il marchio. E hanno sostituito il logo con una rosolina qui e qui con la scritta Fairy Tale, come vi dicevo prima. E come vedete questo stand, anche se non originale, fa il suo lavoro. Questo è il paragone tra i due stand. Sinceramente io la differenza quasi non la vedo. L'unica cosa è che le Ever After Eye stand viola non ne hanno, però li vendevano solo rosa o viola, mi sembra, e io ho preferito prenderlo viola perché mi sembrava si abbinasse di più alle Dragon Games. In ogni caso io questo stand ve lo consiglio tantissimo perché è veramente quasi uguale a quello originale e perché ho visto che su eBay o su altri siti lo vendono ad un prezzo più alto di quello a cui l'ho acquistato io. Spero che questo video vi sia stato utile. Io vi lascio qui nell'info box il link al sito per acquistare questi stand. Vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.